Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi vi mostro le caratteristiche della scheda audio Claret 4 Pre della Focusrite, una scheda audio venduta in due formati, USB e Thunderbolt, per essere quindi compatibile con tutti i computer di nuova e vecchia generazione. Better, faster, easier, come dice lo slogan, richiama alcune delle caratteristiche principali di questa scheda, tra cui la silenziosità dei preamplificatori ad alta qualità, la conversione a DDA 24 bit fino a 192 kHz, con un range dinamico di ingresso di circa 119 dB. Il sound dei trasformatori ISA è ora integrato nei pre, attivabile dal pannello di controllo software, chiamato Air. Un nuovo livello di compensazione della latenza, ora più bassa ed in grado di lavorare quasi in tempo reale con i plugin a bassa latenza inclusi nel software bundle. Veniamo all'unboxing vero e proprio. Una volta aperta la confezione troviamo all'interno una busta con la cartolina di iscrizione, il link da dove poter scaricare i file e i drive, una busta con due cavi USB C2C e C2 USB2 per il collegamento con il nostro Mac o PC, l'alimentatore con i diversi connettori per i vari paesi, mentre sul pannello frontale troviamo gli ingressi preamplificati, come abbiamo visto, il pulsante per la Phantom 48V, il volume di gain, il LED per l'attivazione dell'algoritmo Air, che arricchisce il segnale in ingresso emulando i preamplificatori ISA, sempre della Focusrite, un controllo di monitor ed un'uscita cuffia. Come vediamo, gli ingressi analogici sono 4 anteriori con 4 potenziometri di gain. Troviamo i LED di connessione USB e due uscite cuffie, come anche per la 8 Pre. Vi ricordo che la Phantom viene attivata in questo caso per i due canali contemporaneamente, quindi 1 e 2, 3 e 4. Sul pannello posteriore troviamo i 4 ingressi TRS bilanciati e le 4 uscite TRS bilanciate. Dopodiché segue l'interfaccia MIDI, in e out, troviamo la porta USB-C per il collegamento al nostro PC e un'uscita e un ingresso SPDIF, oltre all'Optical ADAT input necessario per l'espansione degli ingressi di questa scheda audio, appunto utilizzando un convertitore esterno. Una volta registrati sul sito di Focusrite, scarichiamo il Focusrite Control ed installiamolo. Come vediamo, in questo caso ho collegato un microfono HPG414 direttamente all'ingresso anteriore della scheda audio. Il LED intorno al controllo di trim gain ci mostra il livello di ingresso, quindi è molto pratico per capire quando e se andiamo in distorsione. La Phantom è attivata dal pulsantino anteriore, come vedete, ed ho acceso in questo caso l'emulazione Air. Sempre dal pannello di controllo posso spegnerla, come sentiamo la voce diventa leggermente più scura e meno presente. Questo per rendere lineare il nostro preamplificatore oppure colorare il suono ed emulare quindi quello che effettivamente il preamplificatore ISA normalmente fa. Sto utilizzando una frequenza di campionamento di 48 kHz con un clock source interno. Ho collegato anche il mio iPad, che dovrà essere autorizzato, che deve necessariamente essere collegato alla stessa rete Wi-Fi in cui si trova il nostro computer. Appare nella parte sottostante Remote Devices, vediamo il mio iPad e facciamo Approve per consentire all'iPad ora di poter lanciare il Focusrite Control ed associarsi immediatamente, infatti lo vediamo, a quello che è rappresentato nel Focusrite Control. Questo per avere un controllo distaccato e quindi anche a distanza da parte del nostro iPad. Possiamo infatti scegliere, come vediamo in maniera più semplice, l'attivazione dell'Air, l'ingresso Line o Instrument e l'accesso, ovviamente in questo caso, degli input a ciò che fa riferimento ai due preamplificatori. Andiamo nella sezione Outputs. Come vediamo, ora possiamo accedere direttamente al volume e al tipo di utilizzo delle uscite audio, comodissimo per poter attivarle mentre stiamo registrando. Non è sincronizzato con il Focusrite Control, quindi dovremo riaccedere in questo caso anche dalla parte del computer. Nella sezione del control troviamo, oltre all'ingresso, anche la possibilità di aggiungere un ingresso SPDIF sempre e attraverso l'ingresso ottico, quindi non è separato come nelle altre due schede, o attivare direttamente gli ingressi ADAT se colleghiamo eventualmente un preamplificatore esterno alla nostra scheda audio. Possiamo ovviamente
accenderli sia in modalità stereo sia in modalità mono. In questo caso avremo più canali da gestire. Vi ricordo che lo SpeedIF sacrifica uno dei canali ADAT. Gli ingressi e le uscite ADAT non vengono mostrate sul iPad. Siamo pronti per tornare in fase di registrazione. Quindi una volta associato l'iPad e preparato il microfono, come vediamo in questo caso, possiamo iniziare a lavorare velocemente con la nostra DAW preferita. Claret 4 Pre è una stupenda scheda audio che si pone nel mercato prosumer, quindi non possiede le caratteristiche di un mercato pro, ma è indicata particolarmente per il mercato entry level, dove spesso abbiamo bisogno di pochi in e out, ma di ottima qualità. I suoi pro sono indubbiamente la compattezza, la semplicità di uso e configurazione, la silenziosità dei preamplificatori e la qualità stessa dei preamplificatori, oltre al sistema Air che emula l'hardware dei pre ISA della stessa Focusrite, aggiungendo un top end molto gradevole ai microfoni in ingresso. Ottima l'idea dei pulsanti mute e dim sul pannello di controllo, eccellente l'interfaccia MIDI integrata che manca ad altre schede consumer di questa fascia di prezzo. Il software in bundle è molto, vi consiglio di scaricarlo tutto e di tenere d'occhio sempre il sito Focusrite per gli aggiornamenti software e per i nuovi plugin che ogni mese vengono inseriti, o per le offerte di acquisto su altri plugin. La qualità dei convertitori è ottima, anche se forse il Pre non è adatto a far lavorare tutte le tipologie di microfoni, a causa della sua impedenza fissa. Facciamo quindi attenzione a scegliere bene quale microfono utilizzare con questa scheda. In questo momento sto utilizzando un 414 dell'HPG e devo dire che il risultato non è niente male. In definitiva, una buona scelta nel mercato del prosumer, adatta ai nuovi computer con sistemi operativi a 64 bit. Bassa latenza e recording e connessioni Thunderbolt e USB-C, tanto amate dagli utenti Apple. Controllate le reali esigenze del vostro home studio e verificate bene che una di queste tre schede offerte da Focusrite sia adatta alle vostre esigenze. Tutti i test sono stati superati con successo in base a quanto dichiarato, tranne forse quello del round trip sulla conversione, ma che abbiamo trovato comunque più che eccellente. In ogni caso è un'eccellente scheda audio prosumer che vi consiglio per il vostro studio casalingo. Spero che questa recensione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!